Marco Massara, bella notizia arrivata per la SG, grazie al secondo posto, vi siete confermati in Serie A1. Dopo l'anno scorso, questa volta si è svolta la tappa ad Ancona, prima tappa della nuova stagione. Un secondo posto che assume ancora maggior valore rispetto all'anno scorso, visto che vi siete confermate. Poi nelle finali non c'era il Bollate, il Montevar che si è rinforzato, per cui comunque sia è un ottimo risultato. Le conferme sono sempre quello che andiamo a cercare con il nostro lavoro, quindi il fatto di essersi riconfermati nuovamente in questa prima prova al secondo posto vuol dire comunque che la strada che abbiamo intrapreso è sicuramente la strada giusta. La prima gara di Serie A, a mio parere, è sempre uno dei momenti più complicati dell'anno perché chiaramente la nuova stagione, le squadre nuove, le nuove formazioni, quindi c'è sempre un pizzico di preoccupazione anche da parte delle atlete per capire quale poi sarà più o meno il corso della stagione, del campionato, a cosa si può puntare, a cosa mi si può mirare, cosa si può fare meglio, cosa si può fare peggio. Diciamo che partire così è sempre di buon augurio, poi bisogna continuare a lavorare e non abbassare l'attenzione perché le gare sono molto vicine tra di loro, per cui avremo tra 15 giorni la seconda e dopo altri 14 giorni la terza, quindi diciamo che questo è il momento in cui bisogna tenere alta l'attenzione, cercare di arrivare alla seconda prova ancora più preparati per cercare di mantenere il risultato e poi diciamo che dopo le due prove si possono cominciare a tirare delle somme su quelli che possono essere gli obiettivi realistici, quindi diciamo che ancora è tutto da vedere. Quest'anno poi, a causa della pandemia, il regolamento della Serie A è stato modificato, per cui non saranno più la somma delle tre prove, ma le migliori due prove su tre. Quindi aver fatto un buon risultato a questa prova è sicuramente importante, ma potrebbe anche non contare nulla per assurdo, perché se facessimo due gare pessime, per esempio la seconda e la terza, una delle due sicuramente entrerebbe davanti alle altre società che dovessero fare le due prove prossime meglio di noi ci supererebbero in classifica, quindi siamo secondi, ma dopo la terza prova potremmo essere ultimi, quindi ancora non è scritto niente. Io poi sono abbastanza scaramantico, quindi diciamo che parlo la stagione successiva a quella in cui abbiamo fatto il risultato, quindi oggi posso parlare con certezza della stagione scorsa, poi vedremo quello che uscirà fuori, però è un mio mood così. Le ragazze sono state molto molto brave proprio perché è una gara a cui ci si approccia con un po' di più di preoccupazione dopo un periodo di fermo in cui si sono preparate le nuove competizioni, quindi insomma è sicuramente un pochino più difficile da affrontare e da gestire le emozioni. Sono state molto brave le nostre ragazze di Civitavecchia e altrettanto brave le altre 15 ginnaste che si allenano qui presso il Polo Tecnico Federale di Civitavecchia che hanno dato manforte a svariate società d'Italia tra binazionale a 2 a 1 in base a ognuna al suo livello tecnico e a dove c'era la squadra più adatta e dove c'era necessità di dare una mano a qualcuno, che è sempre una cosa che noi ci teniamo a fare sia per collaborare con le altre società d'Italia e sia per far fare esperienza alle ginnaste più giovani che sono necessariamente il ricambio generazionale dei prossimi anni, quindi cominciare a prepararle ad arrivare all'altissimo livello prima ti potrebbe dare delle garanzie in più sul non avere mai problemi di ricambio generazionale, ma avendo ginnaste numericamente ce ne sono e di età giovane, se si fa fare esperienza subito e si fa un buon lavoro tecnico, ci si garantisce la permanenza in Serie A, meglio ancora in A1, meglio ancora tra le prime classifiche, per tutti i quadrienni a seguire, quindi è un lavoro che da una parte va a dare una mano al paese e dall'altra comunque crea i presupposti per avere continuamente una squadra di livello e quindi è importante lavorare anche sul vivaio, farle crescere, fargli fare esperienza e in questo siamo sicuramente uno dei club d'Italia che lo fa con i maggiori numeri e cerchiamo di farlo nel migliore dei modi. E basta, che dire, altre cose particolari non ce ne sono, le ragazze questa settimana
respireranno un pochino, ma senza, come ho detto, abbassare troppo l'attenzione. E poi da lunedì prossimo ricominceremo le 2 settimane di preparazione per la competizione per arrivare più pronti possibili alla prova di Siena. Sempre facendo i dovuti scongiuri sulle condizioni fisiche e sulle condizioni di salute esterne, insomma, questo è un periodo complicato per cui ce ne abbiamo una in più di problematica da gestire, che è chiaramente quella che tutti quanti stanno gestendo, ognuno a suo modo, ognuno nella sua professione o nel suo lavoro, però che sicuramente la pandemia e il Covid ti creano delle difficoltà in più, e senza contare tutte le difficoltà che chiaramente le società sportive tutte, ma in particolar modo quelle che affrontano campionati di così alto livello e con strutture e sistemi così organizzati, che sono sicuramente in difficoltà perché viene a mancare quella che è l'attività sportiva della base, che è la cosa più importante nel mondo sportivo di qualunque sport, perché è sì il vivaio tecnico, ma è anche la linfa vitale economica di tutte le società sportive, di tutti gli sport. Quindi ancora di più confermarsi con un sistema così organizzato che produce ginnaste e ginnasti di alto livello in un momento in cui viene a mancare quella che è la forza e l'energia e il substrato economico della società, ancora di più è da lodare la società sportiva nella persona di Pierluigi Miranda come presidente, ma anche degli altri soci Camilla, Marco e Erika, che sono sicuramente rimasti volenterosi nel proseguire questa attività di livello a fronte di una condizione che ha costretto più del 30% delle società di ginnastica italiane a chiudere. Quindi io ringrazio le ragazze, ringrazio la federazione che comunque ci ha permesso di continuare a lavorare attraverso tutti quelli che sono le normative per rispetto della normativa anti-Covid, e soprattutto ringrazio la società che tiene botta, come si dice in gergo, e continua a credere in un percorso che in questo momento è sicuramente dispendioso e difficile, ma ancora riesce a sostenerlo, e quindi tiriamo avanti la carretta, come si dice, nel migliore dei modi, proprio per onorare questi sforzi e questi sacrifici che la società continua a fare e che quotidianamente chiaramente le ragazze fanno.